mettiamo online il secondo ospite, che è un grande ritorno, graditissimo ritorno, e cioè Maurizio Gherardini, direttore generale del Fenerbahce. Ciao Maurizio, bentornato ad Area 52. Ciao a tutti e Ciao grazie, sono Maurizio. contento di rivedervi a fine stagione. Come Promesso. siamo ancora vivi. Non Siamo pensavi che sfangati. arrivassimo a questo No, punto. non pensavo, infatti sono contento. Esatto. Nomina direttore generale che è arrivata, diciamo, tutto nell'ultimo, facciamo così, nell'ultimo mese sono successe un po' di cose, tra cui anche questa, e è arrivato anche il titolo del campionato turco con una finale vinta dal Fenerbahce di Gherardini contro l'Efes. E adesso però non è che si va in vacanza, no, perché Maurizio Gherardini è al lavoro in modo forsennato, infatti lo ringrazio ulteriormente per questo, perché sta costruendo il Fenerbahce 22-23. Come sapete, quelli che seguono Area 52 lo sanno di sicuro, ma anche gli altri, è arrivato un nuovo allenatore piuttosto importante, Dimitris Titoudis, l'ex allenatore del CSKA, e poi con lui ovviamente tutta una serie di operazioni a cui si sta dedicando il neo direttore generale che abbiamo la fortuna di avere con noi. Ti chiederei, per così aprire, a che punto sei del tuo lavoro e, diciamo così, non voglio dirti se riesci a sopravvivere, in percentuale quanto ti manca per arrivare alla chiusa, diciamo così. Ma intanto la carica di direttore generale dovrebbe essere, come si dice, la possibilità di vivere in maniera un filino più così tranquillamente, no? Quello che è la pressione, no? Dell'essere nella posizione di, così, di responsabile di un club di questo tipo, ma poi so che alla fine non sarà esattamente così e lo stress sarà uguale e la pressione sarà forse ancora di più. Comunque è un momento di cambiamenti, siamo ancora con diverse così, situazioni in sospeso. Penso che in questo momento non sia ancora facile avere un'idea finale di quello che potrebbe essere il roster. Purtroppo per tutti questi cambiamenti che sono successi, noi siamo un pochino indietro rispetto a certe altre squadre di Eurolega con le quali così cerchiamo di competere o quantomeno di fare riferimento. Per cui il nostro roster in questo momento è un filino più indietro. Direi che mancano ancora 3-4 pezzi per avere un'idea finale del roster 22-23. Però insomma stiamo lavorando e stiamo cercando di gestire i cambiamenti e soprattutto di mettere assieme così il mosaico che ci piacerebbe così portare a termine, ecco, tutto qui. Quindi tanto lavoro da fare, quindi non è cambiato niente, solo il titolo è cambiato da GM a DG, ma non è cambiato niente. E come dicevi, sembrava un alleggerimento, invece No, probabilmente. no, no, sai, quando poi hai la cosa entusiasmante, no? Da un certo punto di vista, ma che poi si avverte nel fare questo lavoro qui in una realtà come questa, è il fatto che senti sempre questi 25-30 milioni di tifosi che ti seguono, che ti premono, che vogliono avere, sai, notizie, vogliono avere nuovi idoli, vogliono avere nuove speranze, no? Questa forma di pressione si avverte ogni giorno, non c'è niente da fare. Maurizio, grazie innanzitutto per essere venuto. So che ieri mi aveva detto, questo lo posso dire, mi aveva detto, forse è un impegno, non so se ce la faccio domani sera. Io gli ho detto, se devi firmare anche LeBron James, puoi bidonarci, se no non puoi. E vabbè, però insomma, c'è anche qualcuno che ha scritto, prendete anche Kevin Durant andando avanti così, qualcuno ha messo come commento. Detto questo, mercato, una domanda di mercato, ma non sui giocatori, in generale. Usare la parola monotono forse è un po' esagerato, però non ti sembra che circolino un po' sempre gli stessi? Cioè, non so, Vesely si muove da voi, va al Barcellona, quell'altro va di qui, quell'altro va di là. I nomi che fanno realmente la differenza mi sembra che siano un po' gli stessi. Questo non incide sul tema del ricambio, che mi sembra possa essere uno dei problemi dell'Eurolega. C'è un po' di fantasia e di creatività da questo punto di vista. È così impossibile aspettarsela dai dirigenti di Eurolega. Ma sai,
Non so se devo dire la verità o devo rispondere, sai, cercando di evitare la verità, no? Cioè, sai, credo che quello che succede in fondo sia un po' la conseguenza, no? Del quadro, chiamiamolo globale di mercato, no? Cioè un quadro globale dove l'NBA nel suo, sai, perdurante successo, che comporta anche a livello di G League condizioni sempre più interessanti, sempre migliori anche per i giovani prospetti, no? L'NBA praticamente, sai, raccoglie talento ovunque possibile e lo raccoglie sempre prima, per cui in maniera quasi, chiamiamola automatica, i grandi club si affidano, e mi riferisco soprattutto ai grandi allenatori, questo non per scaricare responsabilità, ma è perché è giusto che un allenatore sia il driver della macchina che costruisce, però direi che in generale i grandi allenatori europei preferiscono, diciamo, il prodotto già esperto, già vaccinato, già pronto, già con qualche magari stagione di Eurolega alle spalle. Quindi quelli che sono i potenziali rischi da prendere, anche se calcolati, non sono mai sufficienti magari per poter sviluppare del talento che possa essere continuamente rimesso in movimento, anche perché poi spesso succede che se prendi un giocatore nell'età, diciamo, ancora relativamente giovane, sto parlando di giocatori nel loro prime time, a 24, 25, 26 anni, ormai è sempre più difficile, dopo una grande stagione di Eurolega, riuscire a trattenerli. E questo, cioè, il ricambio diventa sempre più normale se il giocatore diventa un giocatore di qualità. È sempre più difficile costruire progetti che possano durare degli anni. E ormai anche la prima condizione in qualsiasi trattativa, quando soprattutto vai a toccare giocatori di quest'età e cerchi di creare dei contratti, chiamiamoli pluriennali, la prima cosa che ti chiedono è sempre la possibilità di uscire per andare nell'NBA. Questa diventa una condizione sine qua non di praticamente del 90% dei contratti che fai su giocatori di un certo tipo di interesse. Per cui non è facile creare un ciclo. Una volta era molto più semplice, il mercato era diverso, le condizioni erano diverse. Adesso è molto difficile creare continuità in un progetto e in un certo senso solo i grandi club, i grandi ce la fanno, perché hanno magari risorse superiori rispetto alla media, però come dite voi, non è frequente mai vedere nomi veramente nuovi dentro diciamo, questa dimensione di top club in Eurolega. Perché, ripeto, lo sviluppo e il mantenimento di giocatori nel prime time è molto, 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 molto più complesso oggi di quanto era una volta. Forse ho parlato di No, no, perfetto. Secondo me hai anche detto la verità. Hai detto non sapevo se dire la verità o no, però c'è una frase in mezzo che è molto più vera di quello. Forse è sfuggito. Domani la twitterò così almeno faccio capire. dato che oggi, ciao Maurizio, dato che oggi siamo partiti cattivi, allora vado un po' cattivello anch'io. Come molto direttamente, come mai neanche un campionato vinto ha salvato la panchina a Georgievich? Ma sai, no, ci sono cose che sono difficili da spiegare, alle volte certe scelte non sono sempre così semplici da raccontare. Io credo che non sia mai saggio cercare di valutare un lavoro, sai, in base a una sconfitta, in base a un successo, perché
perché questo influisce sempre emotivamente nel processo decisionale. Io da una parte posso dire che Giorgi è sicuramente un buon allenatore ed è un'ottima persona. Noi, sai, abbiamo fatto certe valutazioni, avevamo un contratto, sai, di 1 più 2, abbiamo deciso di non proseguire, di non prendere l'opzione, quindi di andare in un'altra strada. Perché, sai, diciamo che si fanno valutazioni di tante cose, ecco, però questo non vuol dire che non sia un buon allenatore, anzi, alla fine è riuscito a gestire una stagione molto accidentata, no? Perché siamo andati su e giù, perché siamo stati colpiti da infortuni, da Covid, da partite, tante partite, 4, 5, 6 partite perse all'ultimo tiro, da una decisione politica dell'Eurolega di penalizzarci con la classifica come è stato, cioè non dell'Eurolega, ma insomma dei club che hanno votato. Sono successe tante cose, poi ripeto, ci sono anche cose che non sempre è facile spiegare o raccontare, però ecco, resta il fatto che alla fine è comunque un allenatore che è riuscito a portare in fondo la barca ed è riuscito a portarci a un risultato positivo che non era facile pensare, insomma, riuscire a battere l'Efes anche di quest'anno perché ha rivinto il titolo non era così automatico, però in fondo se abbiamo avuto il vantaggio del fattore campo nella serie Scudetto è anche perché siamo stati più bravi nella regular season, insomma, perché altrimenti non avremmo avuto quel vantaggio lì. Ripeto, la valutazione su Djordjevic come persona eccellente, come allenatore, ripeto, un buon allenatore, però un insieme di valutazioni abbiamo deciso di provare così, a fare una scelta differente. Tutto Con la seconda sono più morbido, prometto. qui. Il colpo grosso che avete fatto fino ad ora nel vostro mercato è appunto Wilbekin, che co come tipologia di giocatore forse è quella che si avvicina di più ai Mike James, ai Larkin, quelli che un po' stanno caratterizzando gli ultimi anni dell'Eurolega. Ed è anche un cambio di rotta abbastanza deciso rispetto alle point guard che avete avuto negli ultimi anni. Ma penso a Slukas, penso a Harry o comunque questi prototipi qui. È imprescindibile, secondo te, oggi avere questo tipo di giocatore come point guard, diciamo? Ma sai, torniamo al discorso, ogni allenatore ha la sua filosofia. Io penso che sia imprescindibile il fatto di avere 2 o 3 giocatori nel reparto dietro che siano in grado di creare e che siano in grado di rendersi pericolosi, di possibilmente anche di, insomma, di fare così, di essere tiratori pericolosi se possibile. Però sicuramente hai bisogno di giocatori che possono creare, hai bisogno di giocatori che possano, sai, lavorare sul pick and roll, che possono penetrare, c'è bisogno, sai, ormai è molto, sai, è anche abbastanza semplice dire che il processo evolutivo del basket in generale, l'NBA docet, ti mostra che in fondo il gioco è sempre più un gioco di guardie e non di lunghi, questo è il discorso, quindi devi cercare di avere il reparto dietro più, direi, più pericoloso, più creativo possibile, perché qui sta una chiave di lettura molto importante per cercare di avere successo. Però detto questo, sembra quasi un controsenso, però io spero che invece l'elemento più, diciamo, interessante, a sorpresa, possa essere Jonathan Motley, che è esattamente qualcosa di differente, però Appunto, esatto. vedremo come sviluppa la cosa, insomma. Maurizio, il tuo nuovo allenatore, Dimitris, ama definirsi creatore di generazioni vincenti, l'ha fatto diverse volte al Cesca, e ciò comporta un programma che magari non è a lunghissimo termine, ma almeno a medio termine. Volevo sapere come si concilia questa cosa con i tuoi progetti da nonno che ci avevi annunciato inizio stagione. No, Ma essendo, passando adesso scherzi a parte, quanta parte di questo ragionamento c'è stato nella firma con lui? Cioè, su quanto avete pensato proprio al dire costruiamo una
generazione, una nuova generazione, questa volta non al Cesca ma all'interno del Fenerbahce, vincente, cosa che voi avevate già avuto anche in passato con un altro allenatore come Obradovic. Ma sai, non è sempre facile avere tutte le risposte, però sicuramente si è cercato di ipotizzare quantomeno un medio termine che potesse così dare il là a un ciclo, ma adesso non vorrei smentirmi, nel senso che ho appena detto che non è facile con i giocatori creare un ciclo, perché non è facile trattenerli, però detto questo il ciclo si crea anche migliorando una cultura, migliorando una filosofia di approccio al lavoro, cambiando, insomma, provando a vedere come, sai, come rendere stabile questo processo. Però sai, i ragionamenti fatti sono sai, tutti validi, il desiderio è quello di, sai, di tornare nel più breve tempo possibile nell'Olimpo, non dico a vincere, ma tornare nell'Olimpo sarebbe il grande sogno, ma per tornare nell'Olimpo prima bisogna qualificarsi per i playoff, cioè è un processo che deve essere fatto a steps. Poi naturalmente, sai, questo processo deve essere anche fatto con così anche un po' di creatività, perché sai, gli anni di Obradovic li conosciamo tutti. Adesso però, sai, la nostra dimensione, che è sempre una grande dimensione, perché non è che sono qui a lamentarmi, anzi, tutt'altro, perché i sacrifici che stanno facendo come club per renderci competitivi sono sempre sacrifici importanti, però con altrettanta così chiarezza, sai, dobbiamo anche vedere che ci sono realtà in Europa che fanno investimenti decisamente molto più grandi dei nostri, quindi bisogna che riusciamo a così a renderci competitivi con creatività, con qualche soluzione, diciamo, più imprevedibile, con qualcosa, insomma, perché sai, questa è la realtà, ne dobbiamo prendere atto, insomma, non è mica, cioè, siamo orgogliosi di quello che siamo felici delle possibilità che abbiamo, però dobbiamo anche prendere atto di quello che è la dimensione di certe realtà in Europa. Prima della domanda di Paglia, do un rinforzino a Paglia, che è il nostro agitatore, perché sostanzialmente ce lo stanno chiedendo a dozzine i nostri viewers, esatto, live, e quindi la domanda casca a fagiolo. Vai. Appunto, ce lo chiedevano in tanti della situazione Polonara, appunto, che è reduce da una stagione, diciamo, tra alti e bassi come un po' tutta la squadra, quindi se lo rivediamo ancora al Fener. E poi ce ne innesto un altro pezzo di domanda, nel senso che guardandomi indietro alla stagione di Area 52, uno dei momenti forse più intensi è stato quell'incontro da tre, David Blatt qui proprio con noi, adesso è tornato in pista, no, come consulente al Maccabi. Come lo vedi in questa nuova veste? Beh, pericoloso, perché ha già fatto una squadra Maccabi che potrebbe essere una squadra molto molto interessante, ecco, quindi no, penso sia una bellissima cosa che David sia nuovamente coinvolto in una realtà europea, in questo caso insomma è la sua realtà, un ambiente che gli ha dato tanto e al quale lui ha dato tanto, e vedo che sta costruendo una squadra molto 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 interessante, quindi questo è un bene. Per rispondere alla domanda su Achille, sai, la stagione di Achille è stata un po' come quella della squadra, insomma, ci sono stati dei momenti più felici, dei momenti meno felici. È un grande lavoratore, è un ragazzo veramente in gamba. Adesso stiamo ancora in una fase in cui stiamo, come si può dire, disegnando gli equilibri, le squadre, la squadra, le cose. È difficile fare dei progetti, però dei progetti nel senso di dare delle risposte. Però, sai, io dovrei, sai, lui è un pezzo del nostro mosaico in questo momento, ecco,
per rinunciare a un giocatore di questo tipo dovresti pensare a un disegno tattico completamente tecnico diverso, ecco. Te lo ripeto, siamo agli inizi, anche perché l'allenatore è arrivato da poco, l'allenatore è già con la sua nazionale, i momenti per in fondo condividere dei ragionamenti non sono tantissimi, quindi sai, è sempre un lavoro un pochino a rilento, no? Per cui ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di così, pazienza, ecco. Maurizio, io mi leggo a un argomento che hai già toccato tu prima, cioè gli sforzi che la proprietà sta facendo per darvi la possibilità di fare delle scelte che vi rendano competitivi. Noi durante l'ultimo anno, diciamo, abbiamo sentito parlare molto spesso del fatto che sia il Fener che l'Efes avrebbero potuto soffrire delle questioni legate alla svalutazione della lira turca che le avrebbe resi meno competitivi proprio finanziariamente sul mercato. Detto banalmente, visti i primi 15 giorni post finali in tutta Europa, sembra esattamente il contrario, cioè sembra che vi stiate muovendo sia voi che l'Efes con una grande, diciamo, disponibilità, ecco, poi magari con quella fantasia da aggiungere come dicevi tu, però quello che volevo capire è, si tratta di uno sforzo così importante fatto dalla vostra, che conoscerai meglio, ma magari anche dalla proprietà dell'Efes, e che non vogliono, diciamo, venire meno di fronte ad un bacino di tifosi come quello che avete così, così ampio? Ma sai, io penso che le ragioni possono essere diverse. Sicuramente il grande bacino di tifosi è un fattore, sicuramente, perché il basket è comunque uno sport di riferimento in questo paese. Sicuramente perché vincere, nel caso dell'Efes, l'Eurolega 2 anni di fila, sai, è tanta roba, come si dice, è un valore molto importante, e come noi che l'abbiamo vinta e abbiamo fatto 5 Final Four, sicuramente l'appetito comunque è restato, nel senso, uno cerca di provare a ritornare a quei livelli lì. Nella realtà però, ritorno al discorso di prima, bisogna cercare di essere sostanzialmente creativi e cercare di far quadrare un po' la, come si dice, tutta la situazione, perché devi anche rispettare quello che è il momento attuale di questa anche economia, di tutto. Non è che possiamo fare delle cose senza senso. Adesso a me non piace parlare di numeri, non è giusto che io parli di numeri, però credo che alla fine il nostro bilancio sarà comunque un bilancio molto simile a quello di questa stagione, nel senso che sì, possibilmente un qualcosa di più, ma non è che andremo a fare delle cose, delle pazzie. Dobbiamo cercare di trovare il modo di equilibrare così il roster in base a una dimensione di un certo, e penso che l'Efes, che teoricamente, adesso io non mi piace mai parlare degli altri, perché andare in casa degli altri è sempre così delicato, però loro che magari hanno anche un budget di un po' più grande del nostro, però credo che siano in linea col budget che hanno avuto anche quest'anno, quindi il desiderio è quello di essere competitivi al massimo livello, non ci sono dubbi, perché ripeto, il basket è entrato, non è un caso, è entrato e sta entrando sempre di più nell'attenzione popolare, insomma, non è un caso che quest'anno la Lega Nazionale sia stata così equilibrata e così tante squadre turche sono arrivate alle fasi finali di tutte le competizioni europee, non è un caso che i playoff siano stati seguiti così tanto, non è un caso che, non so, la serie Galatasaray di COEF sia sempre tutto esaurito da 17.000 spettatori, o le nostre partite, 13.000 spettatori, campionato nazionale, nel senso che testimonia un movimento che sta crescendo, che nonostante le difficoltà, chiamiamole, del contesto economico, sociale, però sta crescendo. Perché tornando al discorso di prima sui giocatori, quando parlavate dei, sempre un po' le stesse facce o queste cose qui, una delle cose più sorprendenti di quest'anno, devo dire, almeno per un operatore di mercato, è che in considerazione di tutto quello che sta succedendo al mondo,
uno secondo me pensava che i prezzi andassero leggermente giù, invece sorprendentemente i prezzi stanno andando leggermente su, e devo dire che la cosa è sorprendente perché succede anche a livello domestico e in Turchia negli investimenti che stanno facendo le squadre. Quindi vuol dire che sono anche squadre che stanno ricercando nuove risorse, che stanno spingendo sempre di più, che vogliono investire sempre di più nel prodotto basket, insomma. E questo può essere una bella cosa, insomma, per il basket, questo non ci sono dubbi. Che invidia sentire le cifre che ha fatto Maurizio Gherardini sulla già la semifinale Galatasaray-Efes, che è stata una roba con un muro. E non a caso l'Efes, tra l'altro, ha avuto bisogno altro che degli straordinari per arrivare all'ultimo atto. Non so se questo è contato, però certo ha dovuto spremere fino all'ultima goccia di sudore e anche qualcosa in più, perché Misic, se non sbaglio, si è fatto male proprio in gara 5 di quella serie forsennata. E questo, ma io penso ai tifosi turchi come se la godono, perché vedono questo tipo di spettacolo. C'è una domanda da casa che ti giro al volo, direttore, perché è giusto dare il titolo, che mi diceva: secondo Maurizio Gherardini, eccolo qua, lo trovavo interconnesso, ci scriveva, io penso di sì, però pensa che Motley Nozete sarebbe stato il miglior lungo d'Europa, giocatore di Eurocup. Eurocup, ovviamente, sì. Ma sai, io credo che siano due giocatori differenti, quindi questa è la prima distinzione, che sai, Jaite è un 5 classico e Motley è un giocatore di una versatilità diversa che può diciamo ricoprire due ruoli. Credo che Jaite abbia fatto veramente una stagione importante, perché averlo visto in Turchia l'anno prima e averlo visto a Bologna quest'anno, devo dire, due giocatori completamente differenti, nel senso che non so se sia stato una coincidenza, però sicuramente l'infortunio di Epe Udo all'inizio della stagione gli ha dato uno spazio diverso, una responsabilità diversa, e sai, non era facile nemmeno capire come avrebbe potuto rispondere a una situazione di questo tipo, per cui Scariola ha fatto sicuramente un gran lavoro, perché il JT di quest'anno non è nemmeno paragonabile. Sì, l'anno scorso aveva fatto un buon campionato a Gaziantep, ma io non avrei mai pensato che sarebbe stato un giocatore così importante per vincere l'Eurocup e per fare una grande stagione anche in Italia. Quindi credo che Bologna abbia dei grossi meriti nell'aver valorizzato questo giocatore. Motley è un discorso differente. Noi crediamo nel suo talento, nella sua versatilità, nel fatto che voglia anche, torniamo al discorso di prima, magari pensare di essere ancora abbastanza giovane per avere una carriera ancora aperta dall'altra parte dell'oceano, e quindi di fare tutto il possibile magari per un paio di stagioni a livello di Eurolega per cercare di riconquistare l'attenzione dall'altra parte. Però, tornando alla tua domanda, sono stati due grandi protagonisti di Eurocup, ma in due ruoli differenti, per cui potrebbero sicuramente giocare assieme, insomma. Allora, noi premettiamo che, come sempre, staremo qui fino a domani alle 9 del mattino, ma come abbiamo detto in apertura, Maurizio Gherardini è molto impegnato in questo periodo e in questo momento, quindi è arrivato il tempo di chiudere questo collegamento. Io lo ringrazio tanto perché è stato con noi più volte quest'anno e ci ha anche supportato, quindi davvero grazie, e speriamo di vederci l'anno prossimo con tutti gli in bocca al lupo del caso nella costruzione di un Fenerbahce da primissimi posti. Crepi il lupo, vi ringrazio così delle opportunità che abbiamo avuto di vederci, di sentirci. Non disdico le carambate, per cui sono pronto, quindi anzi, devo dire che un paio quest'anno mi hanno veramente fatto piacere. Non sono riuscito a prendere il Poz prima, ma avrei avuto piacere di beccarlo. Comunque, grazie, in bocca al lupo, buona estate e niente, speriamo di vederci con la nuova stagione, insomma. Sicuro, ci vediamo due volte, il Fenerbahce giocherà due volte l'anno prossimo in Italia, e quindi anche Maurizio Gherardini probabilmente tornerà con Virtus e Milano. Comunque,
No, adesso Alberto non iniziare con... guarda, mi sto già cercando, guarda. Più volte. Ciao Maurizio, grazie di tutto. Ciao Maurizio, grazie. Ciao Maurizio, grazie. Ciao.